Una testimonianza gridata con forza e coraggio. La storia di donna che non si arrende e che accetta il cambiamento determinato dalla malattia per provare a governarlo invece di subirlo. Un invito a tutte le donne, ma anche agli uomini, perché vivano con il cancro, oltre il cancro, una vita di qualità. È il messaggio forte e di speranza della mostra fotografica Tu cancro, io donna, ammalarsi di femminilità, allestita a Palazzo Lascaris fino al 9 marzo. Immagini vere, dure, talvolta ironiche, che offrono una testimonianza importante di come la malattia possa trasformarsi anche in un'esperienza di libertà e liberazione. L'esposizione è organizzata in collaborazione con Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Com'è nata questa mostra e qual è il messaggio che vuoi dare attraverso parole e fotografie? Allora, questa mostra è nata perché mi sono ritrovata a vivere per la seconda volta questa esperienza di malata di cancro in Italia e ho trovato che sia necessario far capire alle persone che il cancro non si vive da vittime ma si vive come cancer survivor, cioè consapevoli di avere questa malattia e pronti ad affrontarla, che non significa necessariamente guarire, però significa sapere cogliere la vita in ogni istante. Ho potuto visitare, vedere questa mostra che è anche in quel caso direi un gesto di coraggio enorme, il poter parlare di questa malattia, il poter pensare di guarire, di portare avanti una vita normale, di essere affezionata a quelle cicatrici che hanno segnato il corpo e la mente, ma che comunque in ogni caso sono un grido di battaglia verso la vita. Noi volevamo proprio sfatare questo immaginario collettivo del cancro come una malattia devastante. Il cancro è una delle tante malattie che noi possiamo contrarre nella vita e possiamo imparare anche a viverci. Il messaggio di Noemi è un messaggio fortissimo quando lei dice: io oggi non posso più fare a meno delle mie cicatrici, perché le mie cicatrici sono le mie vittorie sulla vita. E quindi credo che questa mostra possa, soprattutto ai giovani, e a loro mi rivolgo in particolare, venite a vederla, parliamone, parliamo della sofferenza. La sofferenza non è uno spauracchio, la sofferenza è un momento che ci può anche far capire la nostra capacità di reagire alla vita e agli ostacoli.